Francesco, che cos'è sta roba? Guarda, questo è un fuori menù, è un fuori programma, non è in gara, ma è un midollo con una datolata, tanta roba dalla Spagna. Te posso imboccare? Vai. Sicura? Tutto insieme? Vuoi l'aeroplanino o l'elicottero? Il trenino. Hai vinto te. Buona però. Sì. L'avevi mai assaggiato il midollo? No. Sì. Bene. Con la tartar sopra no. Amici di Braccia Ancora, certe cose si assaggiano solo se vedete i nostri video. Benvenuti alla seconda edizione del The Golden Stick, il campionato italiano della bistecca, qui al rifugio della bistecca a Camerana, provincia di Cuneo. Dunque ragazzi, io e Francesca oggi siamo giurati al campionato della bistecca. È un format molto simpatico che si svolge ogni anno qui a Camerana al rifugio della bistecca. Siamo in provincia di Cuneo e noi dovremo assaggiare, se ho capito bene, 6 bistecche, perché 7 bistecche, e dare il voto. Vedete, queste sono le schedine. Ovviamente noi non sappiamo di chi sono le bistecche che arrivano. Dovremo giudicare l'impiattamento, la cottura, la morbidezza e la succosità, ed è arrivata già la prima bistecca. Sono tutte T-bone, perché questa è la seconda manche, interamente dedicata alla T-bone. La assaggiamo, la vediamo un po', dai, facciamo i giurati. Allora, giurati. Prima il grassetto. Prima il grassetto? Prima il grassetto. Grassetto, è grassettoso, sì, buono. Madonna, guardate che mi piace molto, ragazzi, guardate che bella. Cottura al sangue come piace a me. Morbidezza e succosità, vediamo un po', eh. E questa è la prima, se inizio col botto. Oh, arriva la seconda, arriva. Vai. Un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ragazzi, l'assaggio del secondo concorrente. L'ha tagliata fina fina fina, grazie, vai, vai, benissimo. Assaggio, eh. Il secondo concorrente me l'ha portata un po' freddina sta carne. Diciamo che è una carne... questa più semplice, se vogliamo. Il profumo è tanta roba, l'impiattamento pure, guardate che carini che sono stati questi, ci hanno messo un vasettino con l'olio extravergine. Vai, vai, grazie, grazie. Questa mi intriga, lo sai? Io prendo questa e la analizziamo, ragazzi, al microscopio. Cottura al sangue. Anche questa è arrivata un po' freddina al cuore. Mettiamo un po', va? C'ha un retrogusto questa carne che non mi convince, lo sai? Bella da vedere, cotta al sangue, sa di gas, hai detto bene. Numero 3, bocciata, magnata va a voi. Che porcheria, mamma mia. Impiattamento 2, cottura 1, morbidezza 1, succosità 1, bocciata. Io non mi ricordo, ma sto Roberto Giacobbo, mo non mi ricordo dove l'ho visto. C'hai una faccia conosciuta, ma non mi ricordo dove t'ho visto. Vabbè, mo mi verrà in mente. Magari mi verrà in mente. Come sta andando? Bene. Bene? Ti diverti, eh? Torni tutti l'anni. Questo è il secondo anno e quest'anno l'asticella si è un po' alzata. È molto bello anche come si svolgerà. Questa sera si fa una sfida tra sfidanti e poi chi vincerà questa sera
domani sfiderà il vincitore dell'anno scorso in un duello. Molto americano come molto approccio, americano. Ci piace. Quindi rimani pure stasera, se vediamo domani. Domani. Fantastico. De giorno, perfetto, va bene, ok. Qua la grande. Numero 4, ragazzi, è già sull'impiattamento, si vede qualcosa di interessante perché è stato inserito un elemento aggiuntivo. Il midollo, compenso sia una tartare, una battuta. Prendiamoci questo, un pezzetto qui. E un pezzetto qui. Vai, benissimo. Io questo non lo prendo perché è la gara della bistecca, non la gara dell'osso buco. Lo considero un elemento decorativo e basta, al pari dell'insalatina. Okay. E del rosmarino. Continuano a voler mettere il rosmarino. Non lo so. Ma a me rosmarino ti entra, c'ha un sapore forte, violento, che secondo me ti sovrasta l'odore della bistecca. Del rosmarino, io il rosmarino lo tollero sul coniglio o nel pollo. Sue patate. Vai, sue patate, assaggiamo. Si sente tanto rosmarino. Comunque, vabbè, questa promossa non è la migliore, però non era a livello di quella prima. Suo becco, quello il numero 3, gli dico, oh, ma vaffa la frittata, ma. Vedi questo, come gli ha dato sotto! Questo ci ha messo pure l'erba cipollina. Allora, questa è bella. Sì, sì, questo ci ha messo l'erba cipollina sopra, erba cipollina, sì, erba cipollina. È menta. Che è secondo te? Menta o è? Erba cipollina. Erba cipollina. Questo è un classico impiattamento nord europeo, perché l'erba cipollina, vi posso assicurare, la trovate fuori dall'Italia. Comunque, se andate in nord Europa, una bistecca così è la normalità. In Italia un po' meno. Tocca vedere come ci dobbiamo approcciare. Come ci approcciamo? Col mood europeo o col mood italico? Cioè, siamo a vocazione internazionale o più provinciali? Approcciare con il mood mondiale. Col mood mondiale, lo vedi perché vieni sempre con me te, perché tu sei proprio altra roba. Ah, senti, metto la cipolla. Metti la cipolla. Devi essere pronto, eh? Vai. Guarda quante cose ci ha messo. Allora, cipolla, cipolla bianca, cipolla rossa. Sto c***o di rosmarino che ce lo mettono sempre. Questa è la loro. Sì, questa l'hai presa? Sì. La cipolletta ce l'hai? Dura. Prova con la cipolla. Prova con la cipolla. Tiè, ma che porcheria. Dai, 1, 2, 3. Poi due, ti faccio una domanda. Va bene, 1, 2, 3. La senti la carne? Non sento più un c***o. Dai, la cipollina è buona. Allora, voto 5 alla cipollina, alla carne NCS, non ci siamo, amico mio. Sai qual è la cosa bella? Non so di chi sto giudicando la bistecca, quindi non so di chi ci stiamo attirando gli accidenti. Questo mi piace, il numero 6 è proprio da steakhouse americana, meravigliosa, carinissima. Sapete cosa mi piace di questo impiattamento? Che gli elementi decorativi aggiuntivi, immagino che questa sia salsetta chimichurri, questo droga rossa e la nostra meravigliosa pannocchia, non stanno sopra la carne ma a fianco, accanto. Numero 6, chiunque tu sia, bravo, bel lavoro, complimenti, bravo, tanto di cappello, chiunque tu sia. Comunque è stato proprio bravo il numero 6, guarda che taglio perfetto, che crosticina perfetta, complimenti. Per ora numero 1 e numero 6 sono quelli che mi hanno convinto di più. Mi mangio il pomodorino, te lo frego, va bene? Buono il pomodorino, bravo. Questo è il settimo, c'è l'immancabile rosmarino che secondo me lo regalano qua fuori, all'ingresso ti regalano un mazzo di rosmarino. Amici di Bracim ancora, è un duro lavoro ma qualcuno dovrà pur farlo. Uno di lì e uno di là, brava Francia. Morbida ma non succosa. Cottura azzeccata. Cottura 5. Morbidezza 4. Succosità 2. Permesso. Allora, vi volevo presentare due professionisti dell'assaggio della bistecca, Carlo Ferrando, direttamente da Genova, uno dei migliori macellai italiani, e questo che continua ad avere una faccia conosciuta. Capito ragazzi che giuria di peso stasera, sì. Bene ragazzi, abbiamo assaggiato 7 bistecche, abbiamo votato e adesso i prossimi passi saranno. Eleggeremo il vincitore di questa manche che domani sfiderà il campione della scorsa edizione. Quindi adesso consegneremo le nostre schedine, qualche minuto di attesa e sapremo il nome del finalista.
Ragazzi, nuovo giorno, nuova gara. Alla fine, ieri la situazione si è sviluppata in maniera molto lineare, tutto è andato bene. A giocarsi la finale c'è andata la macelleria Correndo di Lucana, una località in provincia di Torino. Lei è un bodyguard? Io sono un bodyguard. No, tu sei il proprietario della macelleria, sì, giusto? La macelleria Correndo, esatto, a Lucana. Il Maslè. Chi è? Il Maslè. Senti, la panca piana 130 kg? Sì. Perfetto, bene. Questa che roba è? Questa bella costata, che io la chiamo, la commercializzo come Carlos Primero, ed è di razza asturiana dello Svalles, una razza autoctona di vacca spagnola. Con questo tibon, con una frullatura sola di 30 giorni, elaborata da me a parte, che non vi dico come si fa. Eccellente. Tomahawk. Che l'ho preso da, non da una lombata, ma dal reale, che il reale per noi in Piemonte è il collo. Okay? Te la giochi così, te la giochi. Gioco così di brutto, non vado sulla tenerezza, ma vado sul sapore. Benissimo. Okay, questa è una vacca vecchia di 18 anni, marezzata, grassa, con 40 giorni di frollatura. Pasquale, braceria alla baita, sì. L'anno scorso hai vinto, hai sbaragliato la concorrenza, quest'anno sei di nuovo qui a difendere il titolo. Con che carne sei arrivato? Oggi sono arrivato con una Wagyu Spagna, sì. Poi sono arrivato con una Tomahawk Wagyu Cross australiana e una svedese extramarezzatissima. La svedese extramarezzata, molto intrigante. Senti, non ti disturbo ulteriormente, sono molto curioso di vedere come va a finire la sfida. Ora vi faccio vedere i veri protagonisti di questo evento, le vere protagoniste, le bistecche. Guardate che meraviglia, ragazzi. Ora, voi potete essere a favore dell'amarezzatura, potete essere contro l'amarezzatura, potete diciamo impazzire di fronte a un tomahawk, questo taglio americano che lascia la costata in bella, che lascia l'osso in bella evidenza. A qualunque partito apparteniate, io penso che di fronte a un prodotto gastronomico del genere bisogna inchinarsi, ragazzi, perché c'è davvero tanta roba qua dentro. C'è un lavoro mostruoso degli allevatori, c'è madre natura, c'è sperimentazione, c'è ricerca. E, è interessante vedere due approcci diversi dei due finalisti. Pasquale Labaita ha portato veramente tanto sapore e tanta amarezzatura, e c'è stata una ricerca e un approccio sicuramente diverso da parte del concorrente di Torino, della provincia di Torino. Sono molto curioso di vedere i giudici che cosa decideranno, perché poi alla fine, ragazzi, gara gastronomica, gara di bistecche, ma poi ovviamente la qualità portata è altissima, ma poi ci si rimette al giudizio soggettivo di sei persone che sono sedute là e che valutano in base a criteri, per quanto si cerchi di indirizzare il criterio, alla fine la valutazione è soggettiva. Magari a uno gli piace più grasso, a uno gli piace di meno. Sono molto curioso di vedere come andrà a finire, ma ero curioso di vedere che bistecche avrebbero portato i nostri concorrenti finali. Ragazzi, dietro le quinte della postazione della Baita, guardate tutti gli accorgimenti per fare un impiattamento carino. Abbiamo questi, li riconoscete, peperoncino, carotine, il petalo non si mangia, ma quando impiattate con il petalo le donne fanno tutte scusa Pasquale, perdonami, quando impiatti con il fiorellino le donne come fanno? Le donne restano belle contente. No, fammi l'esclamazione delle donne quando vedono il piatto col fiorellino. I fiorellini, eccolo là, proprio quello. Poi abbiamo questa che è una farina di olio, no, cos'è? Una polvere. Polvere di olio. Polvere d'olio. Aspetta, polvere di olio, dammi un cucchiaino. Polvere di olio? Sì. Non esagerare, perché è giusto quel po'. Sto gran paraculo di Pasquale con la polvere d'olio, bravo. Ti rimane vero quel alla leggero fine, amarognolo dell'olio, bravo. Qui ci abbiamo qui la rucola fritta, che rucola fritta per dare un po' di croccantezza. La rucola fritta è proprio caratteristica, sì, della tua terra. Sì, abbiamo questo non si mangia. No, questo non si mangia, signori. Andiamo ad affumicare la bistecca, bravo. È un legno di rovere invecchiato al whisky, bravissimo. Oh, Maslè, non inciampa, mi raccomando. No, stavo pensando a quello, mo cado all'ultimo. No, non inciampa, gli cadi proprio sulla tavola. Sì, mi raccomando, non inciampa. Posso fare lo scherzo della tazzina col cucchiaino? Vai, ciao, in bocca al lupo.
Bolli. Ragazzi, la gara è finita, hanno vinto questi signori. Bene ragazzi, la seconda edizione di The Golden Stick termina qua, ha vinto Pasquale della Baita direttamente da Caserta per il secondo anno consecutivo. Alcune valutazioni personali e generali. Appuntamenti come questi mi piacciono sempre perché mettono a confronto persone che trascorrono la maggior parte delle loro ore nei ristoranti e quindi hanno poca possibilità di uscire, di mettere il naso fuori e di confrontarsi, e quindi per chi partecipa un momento di confronto, sì, bella la sfida, ovviamente tutti vogliono vincere, ma vi posso assicurare che tornano a casa arricchiti. Quindi a me piace questo, piace il clima che si respira, la condivisione, la commissione di pareri, di costumi, di abitudini, di approcci alla carne. Poi invece, soffermandoci sulla sfida finale, a me ragazzi è piaciuto vedere due mondi a confronto. Che vi devo dire, se dovessimo fare dei paragoni, Pasquale è un meraviglioso Porsche Cayenne con il cambio automatico, quindi ha il suo fascino, e invece il macellaio torinese, la macelleria Correndo, è come se fosse un Range Rover 4x4, hanno avuto un approccio sicuramente diverso. O se vogliamo fare, ragazzi, un paragone calcistico, Pasquale è indubbiamente Cristiano Ronaldo che arriva alla Juve e fa 100 gol, mentre invece il suo sfidante io l'ho visto più come un Chiellini che tutto affaticato, teso, pieno di lividi va a vincere il campionato europeo. Ovviamente qual è meglio, qual è peggio, la giuria si è espressa. Io ho visto queste due cose, volevo portarvi questi due paragoni. E poi che dire ragazzi, c'è una stagione per Cristiano Ronaldo e c'è una stagione per Chiellini, ognuno sceglie in base alla stagione che sta vivendo in quel periodo della sua vita. Credo di avervi detto tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao! Cristian, messi così sembriamo anche due persone serie. Comunque ragazzi, scherzi a parte, Cristian è il boss del Rifugio della Bistecca, tu ti sei messo di impegno e hai organizzato la seconda edizione dopo quella dello scorso anno che è riuscita molto bene. Ti va dato atto che sei l'unico in Italia che prova a smuovere qualcosa da questo punto di vista. Bravo! Grazie! Sei soddisfatto, sei, di come sta avvenendo? Sono molto soddisfatto, perché come i giudici ci hanno detto, io ringrazio tantissimo chi ha partecipato quest'anno, perché ha fatto un sacrificio, persone che hanno fatto 900 km. Allora, questa cosa che vengono da tutta Italia qua è molto bello. Comunque io mi rivolgo a tutte le persone che ci seguono, al Rifugio della Bistecca ci dovete venire a prescindere da questi eventi che capitano una volta l'anno, perché Cristian ragazzi non è che vi tratta bene, di più vi fa vivere un'esperienza carnivora super, ma ci sono un sacco di video sul canale che raccontano il suo approccio al mondo della bistecca. Ormai il Vacca Vecchia Experience. Vai, tu sei il numero uno, sei indiscutibilmente il numero uno, basta, ti lascio lavorare. Grazie. Basta chiacchiere, ok? Tagliare. Complimenti, ciao. Bravo, ciao. Te chi saresti? Io? Sì. Il boss della carne, direttamente da Crotone. Ma ci avrei pure un nome? Federica. Dunque, Federica ieri era tra i 7 partecipanti che si sono giocati la finale, ma in finale non ci siete andati. No, siamo arrivati. Che è successo? Siamo arrivati al quinto posto, ma per noi è già una vittoria così, essere arrivati fino a qui tra i grandi, diciamo. Quindi dalla Calabria al Piemonte, tutto sì. Bene? Tutto bene, viaggio lunghissimo, però tutto bene. Tu hai un ristorante di carne a Crotone? Sì. Gestito da te direttamente? Come no? Fantastica questa cosa, il boss della carne. Il boss della carne. Che saresti te? Certo. Bene, ti verremo a trovare. Alessandra, Dupont Mittal. House. Tu per pochissimi punti ieri non mi sei arrivata in finale, però ti chiedo, ti sei divertita? Ti è piaciuto? Moltissimo, è stata una bellissima esperienza, visto che abbiamo conosciuto tantissime persone nel campo della carne, quindi per me noi abbiamo vinto già così. Perfetto, che cosa è mancato per arrivare in finale? Perché voi siete andati testa a testa, no? Con gli altri. Testa a testa, forse il finalista ha utilizzato dei prodotti che noi, dei rub, delle spezie e delle cose in più che noi invece. Che tu al ristorante non usi generalmente? No, perché per me la carne va servita pura, senza sali, senza condimenti, senza niente, quindi
quella chicchietta in più forse ha dato un gusto diverso al palato dei giudici. Va bene, comunque è sempre un piacere incontrarti. Grazie. Se volete incontrare Stan, andate a Monterotondo, dopo al Midhouse la trovate lì, ok? Sempre. Ciao! E il parigliero Steakhouse. Quindi mezzo abruzzese, mezzo sudamericano, c'hai il parigliero, io dirò questo vince sicuro, invece no, eliminato. Ah, come grazie, mai? No. Che è successo? Beh, in realtà no, in realtà con le due prove la costata mi è sembrata un po' meno, ero meno sicuro lì, perché avessi sbagliato qualche cosa. Invece la Fiorentina ero proprio sicuro di quello che ho fatto. Ti sei divertito? Mi sono molto divertito. Bene. Beh, comunque ho preso il premio del migliore presentazione. Benissimo. No? Quindi vuol dire che sono un ottimo venditore. Quindi se uno ti vuole venire a trovare, viene a Padova. Viene a Padova. Il parigliero. Però là non facciamo le chiacchiere. E ci siete con una brace, quanto è lunga la brace del tuo locale? 6 metri e mezzo. 6 metri e mezzo di brace. Io ti sfido, la brace più grande d'Italia o no? La brace, non lo so, vedremo. Va bene, ti verrò a trovare. Ciao. Ristorante Braceria Caruso a Chieti. Sì. Ti sei divertito? Tantissimo. È andata bene? Assolutamente sì. Che hai visto di interessante? Un buon livello di braceristi. Hai preso spunti? Sicuramente. Sì. Oddio, più che spunti ci siamo divertiti molto, veramente. Cioè. Senti un po', secondo te perché non sei arrivato in finale? Non lo so, vabbè, sicuramente perché comunque sia la valutazione del giudice è completa, cioè è personale. Tu fai ristorazione, non fai gare di cucina, no? Immagino. Allora, faccio ristorazione e in più poi ho visto che comunque i vincitori di ieri della prima mancia erano addirittura macellai, oltre al griller master, diciamo. Vabbè, quindi c'era del manico, va sì, bene. Comunque se ti voglio venire a trovare, chiedi Caruso, certo, arrivo con la pancia vuota, esco con la pancia piena. Sicuro. Va bene. E facciamo una cosetta carina. Perfetto, ti saluto caro. Grazie. Ciao.